Ci sono due brevi repliche della dottoressa Gatti e del dottor Leggero che ci dà altre notizie. E poi se ci vogliono essere altre piccole reclime, prego. Una brevissima in risposta alla signora Torrealta e risposta alla giornalista. Lui ha parlato di sdoganamento del nucleare, frase bellissima che io ho apprezzato molto il suo intervento. Se mi permette, io vorrei vedere questa situazione in un'altra chiave di lettura, la mia. Gli americani si sono trovati con tutti i rifiuti delle centrali nucleari e con tutte le discariche piene. Allora c'è stato qualche scienziato, qualche fisico, che ha fatto presente che l'uranio impoverito, come il tungsteno, hanno delle durezze molto particolari, per cui se lanciati contro un bersaglio, l'attrito che c'è con l'aria determina un aumento di temperatura che di solito fa fondere la punta, quindi non riesce a penetrare. Questo non avviene con l'uranio e con il tungsteno. Quindi hanno detto, le bombe al tungsteno che ci sono, che stiamo impiegando, costano tanto. L'uranio impoverito invece costa niente, perché dovrei spendere per poterlo mettere in discarica particolare. Le discariche le hanno già tutte piene, quindi non sappiamo poi dove metterlo. Quindi invece di spendere per buttare via il rifiuto, perché non lo andiamo a buttare da un'altra parte? E quindi è venuta fuori la cultura della bomba all'uranio impoverito, che una volta che vengono gettate, come dicevo, aerosolizzano, cioè diventa quasi un gas, per poi ricondensarsi in goccioline piccolissime, nanometriche, piccolissime, le quali se respirate non si fermano nei polmoni, ma in un minuto passano la barriera polmonare e in un'ora sono già al fegato. Quindi possono raggiungere tutti gli organi interni. Qui è la differenza che fanno questi inquinamenti bellici. Quindi questi signori hanno trovato la maniera bellissima di andare a portare i rifiuti in case altrui, che non è detto che poi sia solamente la zona bellica, perché il vento porta queste cose anche in zone diverse, Albania, Grecia. Il problema viene adesso, che queste persone sono contaminate per un X di anni che non sappiamo quali siano. Quindi queste persone, anche quando hanno fatto la pace, che sono tornate amiche, continueranno a morire come gli animali, come la natura che viene contaminata. Ed è una contaminazione che questa non va via. Quindi le nuove guerre ci portano a qualcosa che è un pochino più terrificante, a mio avviso, perché è qualcosa che i trattati di pace non riescono poi più a restituire, ad integro, cioè l'ambiente viene contaminato per sempre probabilmente. Quindi noi ci troviamo con un nuovo tipo di guerre che non so come noi riusciremo ad arginare. Le future generazioni verranno condizionate da questo. Quindi hanno trovato anche la maniera per, scusate il termine, eliminare a distanza. Quindi non c'è più la guerra di 6 giorni, c'è qualcosa che continua nel tempo che non riusciremo ad arginare. Grazie.